Ottimo weekend per le Isolane, pareggia il Baranda con il San Giorgio, vince il Real Forio sul campo della Versa Normanna, vince l'Ischia in casa contro il San Giuseppe e vince anche il Procida fuori casa 5-1 contro il Rione Terra. Ma adesso andiamo subito a presentare i nostri ospiti, saluto il direttore di Teleischia Enrico Buono, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti. Saluto il secondo allenatore del Varano, Ciro Mennella, buonasera Ciro. Saluto il centrocampista dell'Ischia Luca Di Spigna. Buonasera Luca. Saluto il terzino del Real Forio classe 2002, Francesco Salatiero. Buonasera. Prima di passare al calcio giocato, parliamo un attimo del grave lutto che ci ha colpito. La parola a te, direttore. In effetti si è spenta mia madre, ma si è spenta in questi giorni anche l'amministratore di Teleischia. E per noi di Teleischia certamente inizia il cammino più duro e più difficile. Mamma per anni è stata protagonista, anche che se con un ruolo abbastanza oscuro, però protagonista vera di questa televisione, permettendo a questa televisione di arrivare fino ad oggi, con scelte importanti, con una piena collaborazione in tutti i momenti, con la televisione, con le linee editoriali, con le scelte fatte da Teleischia. Io volevo cogliere l'occasione per ringraziare veramente il grandissimo attestato di stima che ha ricevuto mia madre e abbiamo ricevuto tutti noi della famiglia con una partecipazione davvero importante e affettuosa durante i suoi funerali. È stato veramente orgoglioso per noi sapere che ciò che pensavamo di mia madre era tutto molto riscontrato in tutti coloro che l'avevano conosciuta. Un abbraccio a mia madre, cercheremo di andare avanti senza farla rimpiangere, anche se sarà molto, molto difficile. Grazie, direttore Enrico. Adesso passiamo al calcio di oggi. Ciro, forse uno dei campionati più difficili degli ultimi anni, questo di Eccellenza. Eh sì, diciamo da quelli che ho conosciuto io in prima persona, questo è il terzo. Sì, reputo che sia il più difficile, in quanto ci sono ancora oggi, all'apertura del calciomercato natalizio di dicembre, 6-7 squadre che stanno ancora tutte là, pronte, ognuna di loro a dare il massimo. Il Barano è pronto a rinforzarsi. Stiamo vedendo, noi siamo attenti sul mercato. Sempre con la cognizione del fatto di non dover sbagliare, perché noi, come tutti sanno, e noi siamo consapevoli, abbiamo bisogno di qualche altro rinforzo, ma devono essere acquisti mirati e soprattutto acquisti pronti a far crescere i nostri ragazzi. Perché noi siamo stati un po' in difficoltà ultimamente, però voglio sempre ricordare che il Barano è una squadra molto giovane, formata da molti 96, 95, 93, e togliendo Vincenzo Monti e lo stesso Pasquale Chiariello, poi siamo giovani. Allora, se riusciamo a trovare i giusti profili che fanno crescere i nostri, siamo pronti a non farceli sfuggire. Non un buon inizio di campionato, se possiamo dire così, ma cosa è cambiato dalla scorsa stagione a Barano? Dalla scorsa stagione, diciamo che noi quest'anno siamo partiti con degli acquisti che poi alla fine si sono rilevati meno incisivi di quello che ci aspettavamo. Come c'è da dire che comunque inizialmente anche con il portiere Martucci è venuto, poi ha trovato lavoro e comunque ci siamo spiazzati in un altro ruolo. Lo stesso Mario Andres che comunque non ci ha dato quello che noi ci aspettavamo. Poi te l'ho detto, siamo molto più giovani della scorsa annata. Abbiamo perso giocatori importanti quali
a Curso, ecco, il portiere Martucci, e anche su Pasqualino era un calciatore importante per la nostra squadra, non solo per quello che dava in campo, ma anche come uomo spogliatoio. Grazie Ciro, dopo torneremo sul Barano. Luca Di Spigna, l'anno scorso, cioè quest'anno, Procida e Ischia, le due squadre isolane nel campionato di promozione, vanno per la maggiore. L'anno scorso sei stato a Procida nella prima parte di stagione. Com'è il clima a Procida e come mai questo passaggio poi a Ischia, in prima categoria? Allora, ritornando l'anno scorso, accettai Procida con il mister Iovine. A parte che la stima che c'è sempre stata tra di noi, fino a dicembre sono stato lì, sono stato bene, anzi, ho avuto dei problemi con un problema con la società, tra virgolette, e poi ebbi un problema familiare e sono dovuto ritornare a Ischia. Questa è stata proprio la cosa più importante, che dovevo ritornare per forza ad Ischia per dare una mano a mia mamma. E poi sono stato fermo per un paio di mesi e poi avevo anche qualche richiesta a terraferma. Stavo provando ad andare a giocare a Forio, però ci sono stati alcuni problemi, e accetto comunque subito la proposta da parte dei tifosi dell'Ischia, che con alcuni di loro c'è ancora un bel rapporto, c'è ancora un rapporto di stima, e accettai subito e sono ritornato a giocare, a vestire la maglia giallo-blu, e che ringrazio anche i tifosi per la fiducia che mi hanno dato l'anno scorso. E ho vissuto 4-5 mesi bellissimi, indimenticabili, sono stato veramente bene con Mister Isidoro. Mi dispiace per il finale, per la semifinale che abbiamo perso, però tutto sommato veramente sono stato 3-4 mesi veramente bene. In effetti tu hai scelto Ischia lasciando anche Procida con un campionato importante come il Procida arrivato ai Eccellenza. playoff. Io penso che tu sia un giocatore di eccellenza, però oggi si è un po' messo in discussione. Come vedi questo momento? Detto, è indovinato tutto, è brutto veramente, mi trovo in questa situazione un po' perché mormora la gente, un po' la stampa, un po' dice di Spigna come stai, e delle volte io sono un ragazzo che delle volte su queste cose mi fanno un po' male, diciamo, che poi sono un ragazzo che è sempre solare, uno spogliatoio, delle volte anche quando mi mettono un po' giù di morale dice Luca che è successo, subito si preoccupano. È un periodo così, ho avuto un paio di infortuni quest'anno, però tutto sommato abbiamo risolto, anzi abbiamo risolto anche l'ultimo problema, che era un piccolo stiramento, sono fermo da 2 settimane. Il problema è che quest'anno ho finito tardi di lavorare, quindi la preparazione l'ho fatta poca, quindi mi allenavo la maggior parte da solo, quindi ho fatto poca preparazione, ma per colpa mia, per il lavoro, purtroppo ho dato sempre la priorità al lavoro, che è la prima cosa attualmente. Secondo me è stata quella la cosa Sì, io più. spesso l'Ischia a me, io ho visto una partita molto bella col Ponticelli, poi ho visto varie partite dell'Ischia dove non è stata esaltante. Spesso si dà la colpa al centrocampista, un po' al regista per il gioco che non viene sviluppato, però a volte secondo me c'è anche una concausa, i movimenti della squadra che non sono sempre fatti nei tempi giusti, gli smarcamenti, e diventa un po' difficile anche per il centrocampista riuscire a liberarsi del pallone, perché se un attaccante, un altro centrocampista non fa il movimento giusto, poi dopo uno a chi la deve dare questa palla? Direttore, lei mi insegna No, non insegna niente a che nessuno. se la squadra non vince, delle volte, la maggior parte, perché il centrocampo non gira, e delle volte capita così, anche se, ripeto, quest'anno siamo stati secondo me un po' anche sfortunati, perché soprattutto i primi tempi a Ischia, quando ho giocato io, cioè, avevamo parecchie azioni, solo che eravamo anche un po' sfortunati, perché di solito capita che le squadre avversarie in mezza azione ci puniscono. Questo è quello che capita sempre. E detto, la maggior parte, a volte lanciamo un po' la palla in più perché abbiamo le caratteristiche, alcuni dei giocatori sono diversi. Per esempio, Trani ama più lo spazio, Riccardi ama più la palla Nei piedi, nei addosso. piedi, Massimo, l'altro attaccante, lui se la vuole, è bravo a spizzicare. Quindi, delle volte, in base alle loro caratteristiche, noi cerchiamo di dare un supporto a loro, ma purtroppo non sempre questo avviene. Soprattutto siamo costretti, tra virgolette, costretti all'ultima a inventare qualcosa come un lancio di una. Io penso che molto spesso sono gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra. Quando un attaccante non gioca bene, trova difficoltà tutta la squadra.
questo è anche vero, non tutto vero. Vabbè, però in parte a discolpa di un centrocampo che trova difficoltà, diciamo, quest'anno, perché va anche detto, perché è inutile che ci nascondiamo dietro al dito, sì, io potevo anche Liccardi, fare... Liccardi in effetti non è che stia convincendo tutti. Sì, mi dispiace per Liccardi. Ma dispiace pure a noi, non vogliamo... Liccardi però... contro di me ha fatto minimo, in 10 anni che ho giocato contro di lui, 15 gol mi ha fatto. Quindi lo so le caratteristiche di Liccardi e mi dispiace che il ragazzo non si è espresso ai suoi livelli. Però io mi auguro che lui resti con noi e ci dia quella mano giusta per un finale di campionato alla grande. Progetto d'abbondo? Cosa non ne ci pensi? Sono parole, anzi è una società che veramente... non ci fa mancare niente, dalla A alla Z stanno sempre vicini, stanno sempre al campo, un progetto che con il tempo, un progetto di 6 anni, loro quest'anno ci hanno chiesto una salvezza tranquilla e penso che l'obiettivo fino a dicembre adesso l'abbiamo centrato, anzi adesso ci siamo al quinto posto, ripeto veramente non ci fanno mancare niente, sono anni che non vedo una società così, faccio i miei complimenti. Tutto perfetto, però... poi la società cambia e si gioca il sabato. Ah. Cosa ne pensi tu di questa decisione della società e di quello che sta succedendo tra i tifosi? Allora, a parte che a me mi dispiace giocare la domenica, perché non mi è mai capitato di giocare a Ischia con un clima così, un clima surreale. Cioè, e a noi il pubblico di Ischia, anche quando vinto il campionato 2005, quando giocavo in passato, veramente era il 12esimo, stavano sempre lì, anche negli allenamenti. Molto numerosi allora. Eravamo sì, confermo. Ho detto, questo vedere poche persone a campo, a me questo mi dispiace, come se fosse una sconfitta, secondo me. Però io lavoro, io gioco per una società e devo rispettare le regole della società, del gruppo, di uno staff. Loro dicono di giocare il sabato, io faccio parte della società, abbiamo al capo il presidente decide di giocare il sabato. Non posso dire altro, mi dispiace solo che io spero che con queste vittorie, con qualche vittoria in più, spero che i tifosi ritornano e ci danno questa mano giusta per un finale di campionato alla grande. Francesco Salatiello, primo anno il campionato di eccellenza, sei anche un under, ma fuori di un anno, perché l'under della categoria, l'ultimo è il 2001, tu sei 2002, subito un campionato da protagonista, già tante partite. Come si vive a Forio questo campionato? Sì, la società soprattutto non ci fa mancare niente, sono sempre presenti sul campo e ringrazio soprattutto il mister che mi ha dato fiducia e mi permette di giocare anche se sono sotto età, diciamo. Ti aspettavi di fare un campionato, non diciamo da vertice, ma comunque a ridosso delle prime 5? No, diciamo non me l'aspettavo, però è stata una bella sorpresa anche perché siamo partiti molto bene e sono contento di poter affrontare le prossime partite con comunque una leggerezza, in modo tranquillo, senza essere legato ai punti. Qual è il tuo ruolo? Di solito l'under si mette sempre o terzino destro o terzino sinistro se mancino, oppure si mette esterno di centrocampo, ma qual è il tuo vero ruolo? Io, non essendo diciamo un giocatore che spinge molto, mi piacerebbe più giocare come difensore centrale, però terzino sinistro mi va più che bene. Vabbè, là ci sarebbero troppe responsabilità come difensore centrale. Sì, un altro paio d'anni. Te lo auguriamo. Adesso noi andiamo in pubblicità e torneremo con i numeri dei campionati di eccellenza e promozione. A tra poco. Passalo al mare, sarà il tuo Natale più bello. Scegli l'hotel Solemar sull'isola di Ischia. L'isola di Ischia durante le feste natalizie si veste di luci e iniziative per regalarti un caldo abbraccio ricco di emozioni. E l'hotel Solemar, aperto dal 22 dicembre al 7 gennaio, è pronto ad accoglierti in un ambiente bello ed elegante, tra il profumo del mare e delle tradizioni. Immergiti nel nostro centro benessere, tuffati in serate con musica dal vivo, lasciati conquistare dalla cucina del nostro ristorante. Le festività Natale, passale al mare. All'hotel Solemar e sarà tutto più bello.
Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Nicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia. Una lunga storia senza fine. Che cos'è il teatro? Signore e signori, salve! A teatro c'è spazio per tutti. È come una casa, siamo una famiglia. Sono molto felice quando vengo qui a recitare su quel palco. Fossi un bambino e volessi vivere qualcosa di grandioso, comprerei un biglietto per il teatro. A teatro vivo un sogno! Pubblicità. Dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'isola d'Ischia. Grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono pubblicità. Tutto il buono per la tua azienda. Torniamo in studio, allora adesso andiamoci a vedere subito i risultati e la classifica del campionato di eccellenza. Siamo alla 13ª giornata e apriamo proprio con Barano San Giorgio 1-1, Fratta Maggiore Almanova 1-0, Aversa Normanna Real Furio 1-2, Giuliano Virtus Bolla 2-0, Casoria Gladiator 2-1, Flegrea Putolana 1-0, Virtus Ottagano Afro Napoli 0-2 e Mondragone Fragolese 0-0 per questa classifica, con la Fratta Maggiore in testa a più 5 sulla sua inseguitrice Giuliano con 27 punti, Casoria 26, Afragolese 25, Gladiator 24, Afro Napoli 22, Real Furio 20, Albanova 15 punti insieme alla Virtus Bolla, San Giorgio e Puteolana 14 punti, Mondragone 12, Barano 11, Aversa Normanna e Flegrea 9, Virtus Ottaviano 3 punti. Mister Ciro Mennella, ormai lì sopra le avete affrontate tutte, Fratta Maggiore, Giuliano, Casoria, Fragolese, Gladiator, Real Forio, manca solo l'Afro Napoli se non erro. Secondo te qual è la squadra che punta alle qualità per vincere questo campionato? Qualitativamente come gioco a me ha impressionato molto la Frattese che prima, ma anche il Gladiator. Come gioco la Frattese la vedo un passo ancora oggi un passo davanti a tutte. Invece lì sotto, dove purtroppo vi trovate anche voi con 11 punti, anche lì avete affrontato Mondragone, Aversa Normanna, Flegrea e Virtus Ottaviano. Secondo lei qual è la squadra che sta un po' più in difficoltà?
Al momento classifica alla mano è l'ottaviano. Ciro, ma voi qui dovete fare la corsa per uscire dai play-out. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Vabbè, ma tra quelle che stanno davanti, chi vedi un poco meno attrezzata? Forse il Virtus Volla che è venuto a fare il risultato a Barano. Io e l'Albanova non l'abbiamo ancora incontrata, quindi anche se vedo che sulla carta comunque è una buona squadra. Però se togliamo i punti alla Virtus Volla fatti a Barano, li mettiamo al Barano, cambia qualcosa secondo me? Vabbè, cambia che siamo noi a 14 e loro sono a 12. A 12, però sulla partita singola, sui tre punti singoli, sono questi i punti che valgono doppio. Perciò valgono veramente doppio, queste sono le partite, sì, da non sbagliare. Sì. Anche se ti devo dire, direttore, io vedendo le ultime quattro prestazioni del Barano, dell'ultimo mese, diciamo. Siete in crescita. Siamo in crescita. Soffriamo poco e stiamo esprimendo anche a tratti un buon gioco. I ragazzi, come ho detto prima, siamo una squadra giovane e ci voleva un po' di tempo per farli venire fuori. La lotta a oggi, la classifica, fortunatamente vediamo che siamo 8 squadre, dai 15 punti ai 3 punti siamo in 8 e quindi c'è ancora molto da lottare. Secondo me San Giorgio e Puttalana hanno qualcosa in più del Volla e anche l'Albanova. In effetti è la Virtus Volla. Sì, diciamo che il San Giorgio e Puttalana hanno reso meno di quello che sono le squadre sulla carta. Le aspettative, sì. Sarà come delle squadre sotto, la versa normale. Come la vedi la situazione lì davanti? Secondo te qual è la squadra? Secondo la tua esperienza, sei giovane, però certamente sei riuscito a farti un'idea ben chiara. Sì, pure secondo me la Frattese è una delle squadre che esprime il miglior gioco tra tutte quelle che si trovano lì sopra. Soprattutto perché è una squadra molto compatta che gioca bene in ogni reparto e quindi magari a differenza del Giuliano, della Fragolese, giocano meno su occasioni, ma se le costruiscono. Cioè, diciamo, su episodi. Un gioco un poco più costruito, sì, un'idea. Giocano meno di su episodi. Squadra. E poi, tra l'altro, ha detto che la Virtus Volla pure a Forio vi ha tolto 2 punti, no? Sì, vabbè, però è stato un pareggio, comunque sono punti utili che. Vabbè, tra le tante belle prestazioni, forse quella con la Virtus Volla è una prestazione un poco inferiore alle altre. Sì, certamente potevamo fare meglio. Ci credete a questi playoff? Beh, perché accontentarsi quando, se continuiamo così, possiamo anche arrivare in zona playoff. Barano, se non ti riesce ad uscire da lì sotto. Sì, sicuramente il Barano riuscirà a salvarsi senza i playout. Esce da quella zona. Luca Di Spigna, vedendo un grande inizio del Real Forio, ti aspettavi un così bel inizio e un inizio un po' difficile per il Barano? Forio, dei complimenti, vederlo lì veramente fa piacere tantissimo, inaspettato, credimi, perché comunque con che partito tardi anche, non è che sta a lavorare Isidoro di meglio. Come no, non metto in dubbio. Anche come giocatore era bravo. Quindi in effetti sta dimostrando di essere anche lui quasi colui che ha plasmato la squadra. Riesce a tirare fuori da questa squadra che non era data tra le favorite, ma non era neanche accreditata di questo bel campionato all'inizio. Riesce a tirare fuori il meglio. Veramente, vanno veramente i complimenti, ha tirato fuori questi ragazzi, anche più giovani, veramente stanno facendo belle prestazioni, stanno facendo un ottimo campionato, il girone di andata alla grande. Per il Barano mi dispiace un po' perché comunque, ripeto, anche mister, tutto quello che ha detto il mister ha pienamente ragione, è una squadra giovane, troppo alcuni, il problema anche del portiere Martucci che se n'è andato è quella che il portiere è mezza squadra, però... tutto sommato penso che ne uscirà fuori tranquillamente e sono convinto che comunque ne ho parlato prima con Ciro che bastano anche attualmente 2 risultati positivi che ti metti già in un'ottima zona, non dico tra playoff e playout, nei 2 blocchi diciamo. Il Real Forio secondo me non ha un mediano centrale con le tue caratteristiche, là potresti
veramente giostrare bene. Mentre a Barano c'è un Conte che sta acquisendo personalità, secondo me ha tutto per far bene, perché ha fisico, ha piedi, ha visione di gioco, se diventa più sicuro dei propri mezzi e fa la giocata più efficace, a volte lui si lascia delle giocate, lui ci piace il lancio lungo eccessivo perché è un bel lancio e tutto il resto, può essere proprio un gran bel mediano centrale. Sì, Nicola lo conosco molto molto bene, ha iniziato a giocare a fianco a me, che era almeno 15 anni, e proprio si mise proprio al mio fianco e abbiamo fatto tante partite insieme. Sì, a tecnicamente è molto bravo, ragazzo bravo a destro, anche con il sinistro lancia bene. Deve essere un po' più cattivo, secondo me, deve essere un po' più ragazzino, diciamo. Per far valere più il sì, fisico che un bel ragazzo, fisico. Un ragazzo valido, può fare bene sicuramente, poi è giovane. Adesso riavvolgiamo il nastro e andiamoci a vedere la sintesi tra Barano e San Giorgio. Barano, San Giorgio, 13ª giornata del campionato di eccellenza. Serve Montanino, ma Montanino in un primo momento non riesce a controllare. Poi arriva Conte a recuperare. Chicco Arcamone, palla per Angelo Arcamone che prova il destro. Palla sul fondo. Palla arriva a Conte. Accelera Chicco Arcamone. Ancora Arcamone. Palla per Pistola sulla sinistra che mette cross. Angelo Arcamone spara alto, ma la palla è stata deviata. Dunque, primo calcio d'angolo dell'incontro. Gli Aquilotti. Il cross di Conte sul primo palo, sbaglia. Qui Cirelli con Conte, palla per Enrichiello, si prova a crossare Murato, la palla resta lì, il tiro! E che gol di Alberto Cirelli, il Barano è in vantaggio con un grande gol di Cirelli. Al minuto 13, vediamo se c'è uno schema, addirittura verso la porta, palla di poco alta di Muro. Poi la palla resta lì, ancora Muro in area di rigore, Muro calcia, palla che sfiora il palo, che porta il pallone, prova a farlo passare per Pistola, lo fa passare, ancora Pistola, palla proprio per Angelo Arcamone, che spara alto. Scusate, Russo, ancora Russo, un contatto, poi... lo scambio con Montanino, ancora Chicco Arcamone al limite dell'area di rigore. Arcamone di poco al lato. Angelo Arcamone che prende posizione, vuole calciare e poi capisce, qui regala un calcio d'angolo assurdo al Barano, davvero incredibile qui l'errore di Capece. Ricomincia il secondo tempo qui al Don Luigi d'Oro. Il Barano è in vantaggio 1-0 contro il San Giorgio. Tanto il San Giorgio in area di rigore con Minicone che calcia e dal nulla il San Giorgio pareggia con Minicone. 1-0. Ora Russo, Chiariello ne salta due, Russo ne salta due. Ancora Russo in area di rigore, Russo mette in mezzo, sbaglia il cross, poi palla al limite, Conte riesce ad allontanare. Poi palla del tiro, davvero di pochissimo al lato. Dal momento in cui Angelo Arcamone si era fatto male nel primo tempo, intanto la palla resta lì, Conte col sinistro. Angelo Arcamone, buona la palla per Cirelli, Cirelli qui può puntare, può anche... che calciare, non calcia, serve D'Antonio che spara alto, incredibile, sbaglia il tocco Morella, ancora intervento, il guardaline chiama il fallo e vediamo se è in aria o fuori aria. Buona la giocata di Muro che calcia in porta e colpisce il palo Muro. Arcamone calcia con il sinistro, Capece non blocca, poi Cuomo mette in mezzo e allontana gara e finisce qui Barano San Giorgio 1-1. Torniamo in studio, abbiamo visto la sintesi, mister Ciro Mennella, un ottimo primo tempo del Barano, poi un inizio un po' calante, poi si vede ripreso, gol sbagliato, poi la partita è terminata 1-1. Dico la verità, ho visto un ottimo primo tempo del Barano, anche un ottimo inizio, poi c'è stata la fase che abbiamo preso il gol dell'1-1 e abbiamo fatto, diciamo,
10 minuti in piccolo calo, poi si è ripresa la squadra, perché comunque ho visto una squadra che comunque al 90esimo ancora provava a fare gol e abbiamo avuto anche due o tre occasioni con lo stesso D'Antonio che ha avuto una grande occasione, però è giovane, va bene così. Certo, non gli possiamo chiedere tanto, però con Angelo Arcamone lì davanti la squadra gioca meglio. Certamente Angelo, adesso che è rientrato, ci sta dando una grossa mano, ma anche per caratteristiche sue personali. Lo conosciamo tutti Angelo. Angelo è un attaccante che sa mantenere palla, sa far alzare la squadra, quindi automaticamente con Angelo, quando sta benino, che riesce a fare queste cose, ci fa giocare molto di più nell'altra metà campo. Grande pacchetto under di grande qualità qui a Barano quest'anno, con Montanino, lo stesso Scritturale, che visto il campionato dell'anno precedente non sembra neanche più under con la personalità con cui gioca. Sì, io sono convinto, a Barano come under noi non abbiamo più il problema under, perché abbiamo Montanino, D'Antoni, che sono dei 2002. Lo stesso Scritturale, che adesso quando gioca, a parte l'applicazione che ci mette, un giocatore che ti dà una costanza di rendimento in molti più ruoli, che non dimentichiamo che Scritturale l'abbiamo fatto giocare a centrocampo, ma anche molte volte quando è mancato il Richiello sulla destra e ha avuto sempre un rendimento standard. Come under non abbiamo nessun problema, anzi io sono convinto che abbiamo tra i migliori under sull'isola, stanno a Barano, ce li abbiamo. Però come ho detto prima in più volte, siamo una squadra giovane che deve crescere e dobbiamo trovare le pedine giuste che aiutano a crescere questi ragazzi in campo. Tra l'altro via Martucci ed entra in porta un altro under che comunque si sta comportando davvero molto bene, che Di Chiara. Sì, assolutamente sì, Di Chiara sta facendo il suo ottimo campionato, parliamo sempre di un ragazzo del 2000 che si è trovato catapultato nella categoria per esigenze immediate che sono successe su Gigi Martucci, e sta avendo un ottimo rendimento, anzi nulla a che dire. Luca, vedendo la sintesi, come ti è sembrato questo Barano? Sì, ho visto un buon Barano, anzi, bello, veramente, ho avuto pure parecchie occasioni per andare in vantaggio, però ha giocato contro una signora squadra, non ci dimentichiamo comunque sta Giorgio che ha giocatori comunque di esperienza, Massimo Perno, Peppe Capici, Muro, comunque è un pareggio che comunque a Barano tutto sommato ci sta pure stretto, perché all'ultimo ha avuto anche l'occasione il ragazzo là, che fosse la foca, perché le prime... La prima volta che si è trovato lì avanti come un der della Roma, infatti secondo lo stesso errore. Ho l'emozione è stata pure, però veramente complimenti a Barano, ha fatto una bella partita, ho visto dall'immagine ottimo, ha tenuto bene il campo alla grande. Ciro, è un Barano che secondo me quest'anno mo sta crescendo, io lo vedo sempre meglio, mi piace Cirelli, mi piace il Barano, mi piace come gioca. Però secondo me qualche errore difensivo di troppo c'è stato, ma non tanto del portiere quanto dei centrocampisti, dei difensori centrali, qualche errore che poi state pagando al caro prezzo. Infatti scusami se ti interrompo, se possiamo vedere un attimo il cammino anche del Barano, anche per vedere quanti gol quest'anno ha subito il Barano rispetto all'anno precedente, sono ben 21 gol in 13 giornate e sono davvero tanti per il Barano, per una difesa quasi due come abbiamo visto quella dell'anno precedente. Allora io penso, vedendola probabilmente da dentro, l'analisi dei gol subiti non viene solo dal reparto difensivo, c'è stata tutta una mancanza di equilibri, di coperture. Perché lo sappiamo che il calcio d'oggi, parliamo dai professionisti ai dilettanti, è in modo totale, quindi si attacca e si difende in 11. Però rispetto all'anno precedente c'è questa pecca in più, perché l'anno scorso segnavate poco, però prendevate pochissimi gol. Quest'anno i gol sono un poco aumentati, più pesanti e sono aumentati. Sì, vabbè, parliamo sempre di, te l'ho detto, di equilibri. Direttore, più che altro, che
più di errori, poi c'è stato qualche errore singolo, ma fa parte del gioco, perché è venuto anche il periodo, diciamo, meno roseo del Varano, che comunque era una difesa che durante l'arco di una partita è stata stimolata 10-20 volte, e c'hai quindi più possibilità di sbagliare. Come dicevo prima, col fatto di Angelo Arcamone, col rientro di Angelo Arcamone, riuscendo a tenere la palla più verso l'alto, quindi riusciamo anche a giocare più nell'altra metà campo. È tutta una questione di equilibri tante volte. Infatti Angelo Arcamone, se non sbaglio, Ciro, correggimi se sbaglio, ha giocato le ultime due partite con la Virtus Ottaviano e contro il San Giorgio. Sì. Sì, e infatti possiamo dire che in queste due partite forse il Varano ha avuto più occasioni rispetto a tutte le altre partite. Ma poi è entrato a fratta e ci ha dato una grande mano, ma proprio per caratteristiche proprio del giocatore stesso. Luca Di Spigna, secondo te cosa manca a questo Varano per uscire dalla zona rossa? Io penso un paio di risultati positivi crea anche un po' di entusiasmo, un po' di fiducia in più, autostima, e così le forze si raddoppiano, e penso che i risultati, sono convinto che i risultati vengono sicuramente. Ripeto, adesso con il rientro di Angelo Arcamone parliamo anche di un altro Varano, sono convinto. Conosco le caratteristiche di Angelo, capito? Francesco Salatiello, col San Giorgio avete giocato esattamente la domenica prima. Tra l'altro il San Giorgio da poche ore ha ufficializzato l'acquisto di Yo-Yo, quindi torna Yo-Yo nell'attacco del San Giorgio. Come ti è sembrata la squadra, visto che l'avete affrontata, come detto prima, la domenica prima? Sì, è comunque un'ottima squadra anche il San Giorgio, che ha elementi molto validi là davanti. E comunque è una squadra abbastanza difficile da affrontare. Una squadra che secondo te è la sua vera posizione quella lì, o può ambire anche a qualcosina in più? Potrebbe secondo me ambire pure a qualcosa di più, vicino al Gladiator, alla Fro Napoli. Una domanda che volevo fare a Ciro, ma quale cura avete usato per Cirelli, che mi sembra il fratello gemello forte di quello che avevate l'anno scorso? Parliamo come prima sempre di caratteristiche. Però quest'anno a me piace tantissimo un giocatore che sta facendo benissimo. L'anno scorso ha giocato un campionato discreto, però senza essere così determinante. Allora, che Cirelli è un ragazzo comunque generoso, anche lui giovane, parliamo di 94, quindi giovane. Sei d'accordo che rispetto all'anno scorso sta giocando a livelli eccellente, è proprio l'uomo in più del Varano? Ma come, sì, non è che è l'uomo in più o l'uomo in meno, per esempio, ecco, io mi ho visto la trasformazione di Cirelli in queste ultime due partite. Sempre a me non era dispiaciuto neanche prima, però prima comunque lui gli mancava il riferimento centrale. Esatto, lui però prima doveva giocare centralmente, quindi molte fasi della partita si trovava a spalle alla porta. Adesso, avendo il punto di riferimento centrale, partendo da esterno, comunque quando va a puntare alla porta la punta di faccia. È comunque un ragazzo generoso che nelle sue doti ha un'ottima potenza e un'ottima velocità, e se c'ha gli spazi davanti veramente può far male. E sempre torniamo al discorso di prima, è sempre una questione di equilibri. E poi va detto anche che Mario Pistola vi sta dando un bel contributo su quella fascia sinistra. Mario sì, Mario quest'anno è venuto da una categoria superiore. Ti dico la verità, con tutto che sta facendo del bene e ci ha dato una certa solidità, però conosco Mario da un bel po' di anni e io penso che Mario possa fare ancora molto 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 meglio per le doti che ha. Mario è dotato di tecnica, di un buon piede, di un'ottima facilità di corsa, e sono doti che deve ancora mettere di più in evidenza.
Mario lo conosciamo bene, l'abbiamo cresciuto noi. Esatto, ti dico che è un ragazzo di grande qualità, spero che c'è ancora, secondo me anche c'è ancora qualche gol. Ma... lui ha nelle sue corde anche il gol e certamente lo farà e con voi. Questo è quello che dico io, Enrico. C'è ancora margini di miglioramento e almeno noi, almeno io personalmente, noi dello staff tecnico, comunque quando parli di Mario Pistola, a oggi io pretendiamo ancora di più perché sappiamo che può dare di più. Ciro, prima di passare alla Moviola volevo chiederti, ma la situazione del capitano, del Barano Ferrari, perché comunque è sparito dai radar, se possiamo dire così. Pietro, per quello che ne so io, sono state scelte sue ponderate, comunque aveva problematiche del lavoro per gli allenamenti, sono state tutte scelte che ha dovuto fare lui in base alle sue esigenze. Ma continuerà con questo Barano o lo vedremo indossare un'altra maglia? Non te lo so dire, continua Barano, adesso già è un mese e mezzo che non viene, quindi che non fa parte più della rosa del Barano. Se andrà a continuare a qualche altra parte non lo so, mi auguro per lui sempre il meglio perché comunque è un ragazzo eccezionale che ha dato tanto negli anni al Barano. E te l'ho detto, te lo ripeto, non voglio entrare nel merito delle scelte di Pietro. Classe 87, vero Pietro? Sì. Quindi ancora giovane, 31 anni. State lì sul mercato, se possiamo sapere in che ruolo volete intervenire più urgentemente? Urgentemente, dobbiamo trovare sempre i profili giusti che facciano a caso nostro. Comunque a noi servirebbe ancora, come tutti ben sanno, un altro, ma più che altro perché oggi la rosa è un po' corta, perché siamo dotati di tre centrocampisti, quindi io penso che un altro servirebbe. Se pensiamo che oggi abbiamo Chicco Arcamone e Nicola Conte, che stanno avendo un rendimento, almeno parlo nell'ultimo mese, abbastanza alto, però stanno tutti e due in diffida. È come anche un attaccante, perché a oggi stiamo parlando di Angelo Arcamone, però non dimentichiamo sempre che Angelo Arcamone viene da un infortunio e da un anno di inattività, quindi, e non sarebbe neanche giusto nei confronti del ragazzo responsabilizzarlo più di tanto. Non è che adesso dobbiamo buttare tutta la barca addosso a Angelo Arcamone. Arriva lui e salva la nave. Allora, io penso, questo è un mio personale punto di vista, che noi avremmo bisogno almeno di un centrocampista e di un attaccante con caratteristiche diverse da quelle che c'ha Angelo e quelle che c'ha Cirelli. Possiamo dire uno piccolo, sgusciante, tipo un Gigio Trani. Luigi Castagna. Un Luigi Castagna, diciamo, un giocatore capace di saltare. Sono profili che piacciono. Che piacciono, indubbiamente, ma per caratteristiche, ecco, per andare ad ampliare le caratteristiche del pacchetto attaccanti, più che altro. Adesso andiamo a vedere la Moviola, ci sono due episodi dubbi, due calci di rigori che ha chiesto il San Giorgio, andiamo a vedere il primo, con Russo che entra nell'area di rigore e viene messo giù, forse qui c'è un contatto prima di entrare in area di rigore e poi andiamo avanti, poi c'è il contatto con Enrichiello. Secondo me il primo è un contatto, il secondo se lo sta cercando lui, si lancia, esatto, con la gamba. Esatto. È stato già sbilanciato prima, capito? Allora, io qua diciamo che sfortunatamente, essendo in squalifica, stavo proprio dietro quel muretto e quindi la scena ce l'avevo a 5 metri sotto. C'è stato il piccolo contatto, ma c'è stato fuori dall'aria. Poi lui diciamo che si è lasciato un po' andare con la speranza che veniva ritoccato. Okay. Quindi siamo d'accordo, non c'è nulla. Allora andiamo velocemente sul secondo episodio con il calciatore del San Giorgio che viene messo giù.
Qui se c'è il contatto sembra sulla linea dell'area di rigore. Sì. No, no. Quindi se questo è fallo è calcio di rigore. Antonio tocca la palla però, Però se... Non credo. Allora, se tocca la palla intanto era calcio d'angolo, se possiamo dire. Beh, infatti, questo ha dato calcio d'angolo, se non è... No, questo ha dato il calcio di punizione in favore del San Giorgio. Ah, sì, 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 qua ha dato il calcio di punizione fuori dall'aria, fuori. Sì, sì. Però se qua viene fischiato il fallo, almeno Francesco, tu cosa vedi? A me sembra fuori aria, quindi secondo me la punizione al limite ci sta. Luca, invece, secondo te? Ma io vedo proprio dubbio, niente, quasi niente, perché io lo vedo proprio che si butta, si lancia, guarda, in questo momento proprio, ma se il... è una cosa troppo eclatante. Ma è dentro o è fuori? È sulla linea, quindi la linea è calcio di rigore. Però bene, possiamo però diciamo che non però è una fonte, niente, però se lo fischi devi dare il calcio. Possiamo dire che poteva dare calcio di rigore, però non dandolo non è che ha fatto un errore. Infatti, per me non ci sta niente. Per me non dandolo niente. Ha fatto bene perché il Barano. Esatto, perché c'è molto dubbio. Perché il Barano ha bisogno di punti. A parte questo, ma c'è diciamo, c'è molto dubbio sull'entità del fallo. Sì. Però se viene fischiato è calcio di rigore. Sì. E invece doppio errore per me. Possiamo dire una cosa, Tony Di Costanzo lo conosciamo, è un mancino, lì se ci va col piede destro risolve molti problemi. Risolve molti problemi. Però dire che è un rigore pure questo non me la sento. Bene, adesso andiamoci a sentire l'intervista di Ignudi, dell'allenatore del San Giorgio. Carlo Ignudi del San Giorgio, mister, un punto sul campo del Barano, un primo tempo dove avete sofferto forse anche tanto, poi un buon inizio di secondo tempo e la stavate anche per vincere la partita. Sì, pareggio giusto perché un tempo per uno, l'analisi che hai fatto è perfetta, nel senso malissimo l'approccio del primo tempo, molli, non abbiamo vinto un contrasto, sempre loro arrivavano per primi sulle seconde palle, male. E la ripresa ci siamo svegliati, abbiamo trovato il pareggio, abbiamo avuto la possibilità poi anche di ribaltarla e vincere definitivamente, però onestamente sarebbe stata, penso poi per quello che si è visto in campo giusto, anche perché poi nella ripresa anche loro hanno avuto un'occasione clamorosa con il ragazzino. Quindi è un punto che non ci fa guarire dalla pareggite, perché non riusciamo a centrare questi tre punti, però tornare dall'isola con un risultato positivo non è mai semplice. Poi il Barano storicamente è sempre una squadra ostica da affrontare, perché sta messa bene in campo, ha degli uomini che hanno qualità, poi sul proprio campo si fa sempre rispettare. Abbiamo rinviato nuovamente la vittoria, speriamo di ritrovarla domenica. Obiettivo stagionale? L'obiettivo stagionale è sempre quello che ci siamo prefissati io insieme ai ragazzi, cioè cercare di ripetere quello che abbiamo fatto lo scorso anno sarebbe un qualcosa di ancora più importante, vedendo il livello tecnico di quest'anno che del girone. Quindi al momento siamo un pochettino dietro, perché ripeto, a me non piace piangermi addosso, però ci mancano quei 4-5 punti che, eccoci, avevi una visuale della stagione totalmente diversa. Adesso bisogna continuare a lavorare e ripartire oggi ad esempio dal secondo tempo, dove la squadra sicuramente si è espressa come sa. A questo punto chiedo alla regia se possiamo mandare anche insieme anche Gianni Di Meglio, così commentiamo entrambe le interviste. Gianni Di Meglio del Barano, mi sta dopo una buona vittoria in casa contro il Virtus Ottaviano, un'altra buona prova, però si conquista solo un punto. Sì, è un peccato, però sono contento perché stiamo crescendo ancora di più e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto un'altra grandissima prova. Mister, un buon approccio, un ottimo primo tempo, meritavate anche di stare almeno 2-3 gol sopra, poi un inizio di secondo tempo un po' lento, un po' di disattenzione, se subito il gol. Io direi che abbiamo avuto un po' di calo nei 10 minuti, un quarto d'ora del secondo tempo, però poi dopo ci siamo ripresi, anche perché loro hanno fatto qualche cambio e
devo essere sincero, per una disattenzione che ci sta, hanno fatto un gran gol e potevamo portare a casa anche la vittoria. Mister, oggi si è aperto il mercato, ci sta qualche idea e anche in che ruolo già sapete dove andare a intervenire? Parliamo sempre delle stesse cose. Noi dobbiamo rinforzare la squadra perché ne abbiamo bisogno anche numericamente, però devo essere sincero, io sono contento dei ragazzi e che la società parliamo in questi giorni per vedere di che cosa abbiamo bisogno. Anche le due interviste, chiedo alla regia se possiamo andare in pubblicità e torneremo con il Real For You tra poco. Isola di Ischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici, analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolor Doppler, TAC multistrato, Denta Scan, MOC, ozonoterapia per ernia del disco, diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in Rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Un commercio migliore per un'isola più bella. Uniti per crescere. Associati a noi. ICOM, Associazione Ischia Commercio, Turismi e Servizi. Email icomischia@gmail.com. Telefono 371 13 111 86. ICOM, per un'isola più bella. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli l'ambiente giusto per crescere e giocare a calcio. Scegli La Futura Ischia, settore giovanile guidato da istruttori qualificati FIGC. Solo La Futura ti garantisce abbigliamento completo per l'attività sportiva, sconti presso i negozi sportivi convenzionati, servizio fisioterapia convenzionato, incontri periodici con medico posturale e nutrizionista, allenamenti anche al coperto, corsi di calcio per età dai 5 ai 12 anni. Sono aperte le iscrizioni. Per informazioni, recarsi allo stadio Rispoli o telefonare al 320 26 22 060. Se a tuo figlio piace il calcio, scegli La Futura. La differenza? Una questione di stile. Per la tua pubblicità, scegli Tele Ischia Canale 89 e porti la tua azienda direttamente in casa dei tuoi potenziali clienti. Allarga i confini della tua azienda. Tele Ischia Canale 89. Il nostro obiettivo: far crescere la tua azienda. Il tuo risultato è il nostro risultato. Non abbiamo le immagini del Real For You, ricordiamo il Real For You ha vinto in trasferta sul campo della Versa Normanna per 2-1, ma abbiamo qui Francesco Salatiello. Francesco, raccontaci un po' com'è andata la partita.
Sì, è stata una buona prestazione contro una squadra molto giovane, anzi giovanissima, delle più giovani, e che gioca molto bene. Secondo me sta lì per appunto l'età, perché perde molte partite, sì, perde molte partite su ingenuità, ma a livello del gioco niente da dire. Diciamo che la vostra fortuna è stata il gol del vantaggio nei primi 5 minuti, se possiamo dirlo. Sì, siamo riusciti a prendere subito il gioco e appunto proprio anche per un'ingenuità di incertezza nell'uscita del portiere e del difensore centrale siamo riusciti a passare in vantaggio subito dopo. Prima partita da titolare per Bessala Beloa, come l'hai visto? Bene, è un ottimo giocatore. E ha sostituito benissimo chi doveva. Cioè, che ruolo ha giocato? Centrocampista? Sì, centrocampista centrale, mi sembra. No, esterno a destra. Beh, interno a tre, come avete giocato? Sì, abbiamo giocato 3-5-2 all'inizio e poi siamo passati un 4-4-2 e poi 4-3-3. Le avete fatti tutti? abbiamo girato. Ciro, mi ha detto un uccellino che Bessala è passato per Barano prima di arrivare a Forio. Sì, ha fatto un paio di allenamenti con noi e non c'è stato neanche il tempo di valutarlo bene. Quindi il Forio subito si è inserito nella trattativa? O... Era preferito Andres? Come... No, Bessala è arrivato a novembre, se non sì, erro. Sì, venne insieme a un altro ragazzo a provare, è stato con noi 2 giorni e poi tornò a Ternafirma. E poi, se non erro, una settimana o 10 giorni dopo andò a provare a Forio con lo stesso metodo e è stato preso a Forio. È stata un'ottima intuizione di Sidoro. Un'ottima intuizione di mister Sidoro Di Meglio. Come ha segnato a Bessala? Non mi ricordo precisamente. Adesso non ce l'ho presente. Avete fatto troppi gol forse. Di occasioni ne abbiamo avute abbastanza. Devo dire, quando riuscivamo a mettere palla a terra e giocare un po' arrivavamo in porta. Peccato che non siamo riusciti a concludere, altrimenti potevamo fare di più. E invece come avete subito il gol? Abbiamo subito il gol con un tiro da fuori e... di Perrino, di Perrino. Poi nella parte finale avete sofferto o alla fine comunque solo quell'unica occasione lì nel secondo tempo hanno avuto? Sì, comunque è stato un tiro da fuori e se riuscivamo potevamo anche evitare il gol e stare più tranquilli. Nella parte finale della partita avete sentito, vi hanno pressato, avete sofferto, le hanno avuto altre occasioni per pareggiare o la partita è stata tranquilla fino alla fine? No, diciamo che è stata abbastanza tranquilla, anche perché sono finiti prima in 10 loro per un'espulsione e quindi abbiamo potuto recuperare e stare un po' più tranquilli in quella, prima dell'espulsione di Mangiapia. Com'è mister Isidoro Di Meglio? Come si sente dalla panchina? Sembra che corre più di voi in panchina. Diciamo che dà molta fiducia sia ai giocatori in campo e riesce a farci stare tranquilli anche in situazioni non molto agevoli, è molto sereno. Diciamo che come che vi fa sentire tutti i protagonisti, come, scusate se dico questo nome, come la Juve, ognuno sempre pronto per... Sì, anche perché fa giocare tutti e comunque dà fiducia a tutti. Secondo Luca, me come Ancelotti nel Napoli, guarda. Ma non come Sarri nel Napoli. Senti, una domanda volevo chiedere. Savio in panchina sta recuperando perché non era ancora al meglio oppure per... Sì, sta recuperando, spero riesca a recuperare il più in fretta possibile, perché comunque è un elemento molto importante anche fuori dal campo, in ogni allenamento, perché comunque come Davide Pasquale è una persona da cui ispirarsi, soprattutto per i più giovani, per gli under. Sollo è ancora in panchina per dare fiducia a Derrico, anche per punire un poco Sollo per la squalifica? Ma non per forza, stanno facendo bene tutti e due i portieri. Luca, abbiamo parlato prima di Isidoro Di Meglio, ci sei stato con mister Isidoro Di Meglio, adesso sì. Stai con Bilardi, c'è tanta differenza fra i due nel rapporto con il calciatore? È diverso, il mister Bilardi è diverso rispetto a Isidoro sull'aspetto tra giocatore e allenatore, però è una domanda troppo difficile, una domanda più facile non c'è.
diciamo, chi è che si fa sentire di più in panchina, chi nell'allenamento? Isidoro secondo me la vede di più la partita rispetto a mister Bilardi. Mister Bilardi invece aspetta il primo tempo e dice le sue cose, tutte quelle che lui, le cose che non va. Invece mister Isidoro avanti e indietro, una continuazione. Poi pure quando giocavo con me come allenatore in campo, sempre andare a consigli, però sempre consigli giusti, sempre. Bilardi lascia più inventiva al giocatore e Isidoro Di Meglio, diciamo, cerca più una giocata organica o viceversa? Mamma mia, che domanda difficile oggi dire stasera. Allora, no, Bilardi pretende proprio l'inventiva agli ultimi 30-40 metri. Fuori area lui vuole proprio che ci sia giocatore più personalità proprio fuori area. Invece quando guardi Isidoro anche a livello difensivo, perché visto che lui è stato comunque un difensore, tutti i dettagli, mediano è anche un difensore, un terzino, sì. È stato Isidoro, e vuole sempre tutti i dettagli precisi, diagonale precisa, molto su queste cose, molto preciso, è questo che lui piace tanto. Adesso diamo uno sguardo al prossimo turno del campionato di eccellenza, anche per vedere un po' Barano e Forio. Forio che viene da 4 pareggi e una vittoria, mentre un Barano che viene da una vittoria e un pareggio, mister Ciro Venella. Bruttissima trasferta sul campo della Fronapoli. Sì, come dicevo prima, comunque la Fronapoli, guardando anche la classifica, sono sicuro che si tirerà fuori e entrerà in quelle 5-6 per la lotta ai playoff. Non ho dubbi su questo, ti dico la verità. E altra, a vedere la classifica oggi, per me sono tutte trasferte difficili, e tutte le partite sono difficili, questo che dobbiamo anche, che stiamo riuscendo a mentalizzarci con i ragazzi per questo. Sono, ognuna è una battaglia a sé, vediamo, però non mi piace dare niente per scontato. Andiamo là e ci giochiamo la nostra dignitosa partita con l'obiettivo di vincerla. Ci saranno, rispetto alla partita precedente, Angelo Arcomone aveva avuto, stiamo parlando sempre di Angelo, aveva avuto un piccolo infortunio, tutto a posto per domenica ci assolutamente sarà? Assolutamente sì, era solo una botta da match. Ok, invece Francesco Saratiello, voi giocate in casa, ma l'avversario non è più facile di quello del Barano, se possiamo dire così, arriva sì, il Giuliano. È una partita abbastanza difficile contro un'ottima squadra, però penso che l'affronteremo in modo sereno come tutte le altre partite. Siete anche consapevoli che in caso di vittoria veramente potete fare tanto? Eh sì, possiamo metterci in posizioni molto buone, devo dire, sono contento di questa classifica. A Forio tu sei anche figlio di Saratiello, quindi papà ha vissuto a Forio per anni, sì, con l'azienda e quant'altro. Che aria si respira? C'è ottimismo? I tifosi ci credono? Sì, penso anche grazie ai risultati che stiamo dando, penso che ci credono un po' tutti quanti. All'inizio c'era un po' di scetticismo perché erano andati via Castagna, Rubino, Mennella, mentre state dimostrando che i nuovi non sono da meno. Sì, dovevamo solo lavorare e continuare a lavorare come stiamo facendo. Secondo me Longo ha delle grandi qualità che non riesce a esprimere ancora appieno, perché è un giocatore che secondo me è di buona tecnica, di buona corsa, poi c'è Barrella pure che è un altro bel giocatorino, c'è Trofa che sta facendo come sempre benissimo, c'è un Savio ringiovanito rispetto al passato, in effetti la squadra ha dei bei nomi. Sì, sì, stanno facendo anche molto bene tutti quanti, e Michele, anche se diciamo nelle ultime partite non si sta esprimendo al massimo, sono sicuro che riuscirà a rifarsi. Adesso passiamo al campionato di promozione, andiamoci a leggere i risultati della 13ª giornata, risultati che sorridono alle nostre isolane. Poggio Marino Puteolana 2-1, Rione Terra Procida 1-5, Ischia Calcio San Giuseppe 2-0, Mauet Sport Quarto Grado 2-1, Neapolis Don Guanella 2-0, Piemonte Ponticelli 1-9, San Pietro Napoli più che Quenze 0-6, Torrese Sant'Antonio Abate 1-4. Subito una domanda, vedendo questo risultato Piemonte Ponticelli 1-9, di Stigna che pensi? Penso che è un campionato. Cioè voi a Piemonte che avete fatto?
2-0 poi abbiamo mangiato parecchie occasioni, cioè abbiamo avuto tante occasioni, non abbiamo concretizzato. Io dico questo, cioè l'avete un po' sofferta quella partita. Ma non tanto, diciamo il primo tempo un po' dopo il rigore che se abbiamo sbloccato la partita poi è andato. Sì, diciamo, il primo quarto d'ora nell'approccio abbiamo sbagliato gli la domanda appunti. Non era da fare sul Piemonte ma sull'Orione Terra che ha preso 5 gol dal Procida. Voi avete fatto una grande partita contro il Procida, però il Procida va lì e lo ha sfatta. Cioè io penso che comunque Rione Terra, conosco parecchi di giocatori del Rione Terra, io penso che lì la classifica sia bugiata. Lo so, il Procida è andato lì, ha vinto 5-0, noi abbiamo fatto 0-0. Però ripeto, io sono convinto che Rione Terra uscirà fuori dalla zona retrocessione, ne sono proprio convinto. Poi il Procida comunque sappiamo, la squadra comunque è un ottimo organico. Squadra allestita per fare i playoff sicuramente, non dico per la vittoria ma per le prime posizioni sicuramente. Sembra che vuole intervenire ancora sul mercato, tra l'altro. E così dicono le voci, però io penso che la squadra già sta bene. Se il popolo parla così significa così, che anche a me mi è stato riferito. Qualcosina c'è. Però non lo so. Adesso da vedere. Vediamo questa classifica, dove sai il Sant'Antonio Abate che scappa, più 4 sul Poggiomarino, Vigaguenze 30 punti, Procida 27, Ischia 24, Torrese 21, Neapolis 20, Ponticelli 19, insieme al quarto grado, Puteolana 14, San Giuseppe 12, Rione Terra e Mawed Sport 10 punti, Don Guanella 6, Piemonte 5 e San Pietro Napoli 4. Ciro, campionato, anche questo bel campionato, soprattutto al vertice, dietro ci stanno delle squadre che fanno tanta fatica, però ci stanno le prime 5-6 squadre che possono stare in eccellenza, o no? Assolutamente sì, se vediamo dall'Ischia in poi, diciamo, l'Ischia sta un passo dietro, però ricordiamo che l'Ischia è una squadra che è stata formata quest'anno in un mese di roba e quindi già quello che sta facendo cose importanti per quella che è la categoria. C'è il Procida che è ben organizzata per almeno per i playoff, ecco, non dico per la vittoria finale, ma ha una squadra che nei playoff ci deve entrare tranquillamente. Luca di Spigna, lì davanti avete affrontate tutte, Sant'Antonio Abate, tranne il Sant'Antonio Abate che affronterete sabato in casa. Secondo voi posto playoff è giusto? Ci sta anche la Torrese che può darvi fastidio? Anche la Torrese sicuramente sì, può dare fastidio tranquillamente. Neapolis ha pareggiato, a Neapolis, sì, è dove all'ultimo, ripeto, si mettono tutti quanti 11 dietro la palla e siamo costretti delle volte un muro, ragazzi. Mi ricordo la partita anche all'ultimo, stavo segnando anche io, però purtroppo è stato un ottimo intervento del portiere. Adesso chiedo alla regia se possiamo andarci a vedere proprio la sintesi dell'Ischia che ha sconfitto il San Giuseppe 2-0. Comincia in questo istante Ischia San Giuseppe, 13ª giornata del campionato di promozione. Parte il cross di Urna, cerca di Diarra, svetta di testa, la palla è debole, non ci arriva a deviare Molino. Attenzione qui Invernini, la recupera, vince un rimpallo, poi diventa buona la sfera per Fondicelli, svirgolato De Luis, la conclusione respinta. Ora l'Ischia sembra aver preso fiducia, buona la palla nel corridoio per Accurso, Accurso c'è il gol, 1-0 Ischia. Dopo il brivido all'ottavo si appoggia a Del Deo, buona la giocata, ottimo il tacco di De Luis a liberare Accurso può guadagnare metri nel corridoio per Invernini, il tiro alla respinta e poi c'è il gol, anzi no, fuori gioco, sembrava regolare la posizione, un posto da De Luis ed Invernini, l'Ischia recupera la palla, si butta nello spazio De Luis, la palla è per lui in scivolata, poi subisce un colpo, la sfera rimane lì e Invernini deposita in rete, 2-0 Ischia. Che se qui resta a terra De Luise e Luca Fondicelli,
si va a buttare al centro, il cross è per lui, la sforbiciata e c'è la parata di Russo. So, ci sta nel fatto che l'Ischia arriva su ogni primo pallone, intanto qui Diarra con un brutto intervento si gioca il secondo giallo, c'è il cartellino rosso, lascia in 10 i suoi compagni. Si muove Fondicelli, riceve uno splendido pallone, l'aggancio magistrale, poi vince un rimpallo, la palla per Chiesa, tutto solo Chiesa per il 3-0, c'è la parata di Russo. Si riprende a giocare al Mazzella, regala un possesso palla al San Giuseppe con questo lancio. Urna prova a far tutto da solo, steso in aria, tutto regolare, secondo il direttore di gara. Urna da De Simone, gira su Sirabella, riesce a girarsi, poi brutto fallo qui. Anche il rosso, e c'è il cartellino rosso per Urna. Qui occhio, qui Liccardi scippa il pallone al numero 5, ancora Liccardi prova la conclusione, la parata di Russo. 45esimo che arriva in questo istante, non c'è recupero, l'Ischia vince 2-0. Abbiamo visto la sintesi, non avete mai avuto difficoltà in questa partita? No, anzi, un ottimo primo tempo, il secondo abbiamo orchestrato una situazione perché eravamo in vantaggio già di 2 gol. Poi c'è stata l'espulsione del primo tempo che ha facilitato un po' la situazione. E comunque, sì, non abbiamo mai rischiato. L'importante era l'approccio giusto e così è stato. Diciamo forse un secondo tempo un po' sottotono, visto sì, comunque la superiorità numerica. E comunque 2 gol sono arrivati nel primo tempo. Sì, infatti, quella, solo quella è un po' la nota un po' negativa, in che senso ci siamo un po' assicurati dei 2 gol, abbiamo solo orchestrato e girato un po' la palla e nient'altro. Sì, abbiamo avuto qualche occasione, però non così importanti da fare gol. Però l'importante è che era l'approccio, erano i 3 punti e così è stato. Diciamo che, se possiamo dirlo, comunque Invernini, under, l'ultimo classe under 2001, si sta comportando davvero bene, ruolo da protagonista con anche gol. Sì, sì, un ottimo giovane, si impegna quotidianamente, veramente. Abbiamo anche altri 2 o 3 giovani molto interessanti, anche noi come pacchetto under, li stiamo facendo crescere anche con i nostri consigli, ovviamente, dei più grandi. Sì, Invernini è una nota positiva di quest'anno. In effetti parli di Calise, Sposi, a me piace molto anche Di Maio, anche se... Tutti, abbiamo un pacchetto under, anche noi, nulla togliere a Barano e a Forio, veramente ragazzi interessanti, veramente bravi, perché anche noi comunque abbiamo, levando 4-5 noi che siamo i più grandi, poi abbiamo anche noi una rosa molto giovane. Però forse delle tue caratteristiche non c'è nessuno. Sei quasi unico, mosca bianca, se stai in forma nessuno ti può mettere in discussione. Detto, le garanzie, nel centrocampo, le caratteristiche come giochiamo noi, sì, sono l'unico, tra virgolette, che con le caratteristiche di mediano basso oppure anche di interno destro. Sì, purtroppo dobbiamo allenarci un po' di più, che abbiamo dovuto ritrovare un'altra volta la forma, che comunque... Ho avuto dei piccoli problemi, ma chiederti, hai un bellissimo tiro, l'anno scorso hai fatto uno dei gol più belli da noi segnalati, però quest'anno... Ci stai arrivando poco quest'anno, sì. Secondo me non ci sei mai arrivato. Ci sono arrivato un paio di volte, ma con scarsi risultati. Invece gli altri anni sì, arrivavo più fuori area, più calciavo, ho fatto anche un paio di gol anche nelle trascorsi stagioni. Sempre, quest'anno sono anche un po' sfortunato, ripeto, forse un po' la preparazione mi ha danneggiato, però... Piano piano ritorneremo. Stai sentendo forse anche la pressione del ruolo e della maglia, secondo me. No, io ci ho giocato già, lo sì, so però... che indossiamo sempre una maglia, che è una maglia importantissima, e per me vale tanto la maglietta dell'Ischia, perché sono cresciuto lì, ho fatto tanti anni con questa maglietta. E delle volte, ripeto, o perché non sono stato in condizione, oppure un po' di fiducia in più, potevo fare diciamo, meglio. Meglio. Sì, la colpa comunque è mia. Francesco Chiaiese che sta trovando anche un po' di difficoltà in quest'Ischia, in questo inizio di campionato. Sì, però sì, Francesco viene anche comunque, anche lui da un infortunio, è stato un paio di mesi, diciamo un mese e mezzo fermo, ha avuto anche un altro problema molto più, diciamo, più problematica la situazione rispetto a me, però tutto sommato adesso sta uscendo fuori, si sta allenando bene e a me fa solamente piacere. Avete recuperato anche un grande calciatore come Gianni Conte in questo momento. Gianni, io quando 7-8 anni fa venne a Forio, era piccolino, era,
Vedendolo adesso è cresciuto in una maniera incredibile, è veramente un giocatore forte, veramente bravo. Mi dispiace per l'infortunio che anche quello ci ha penalizzato, perché comunque Gianni ha delle caratteristiche veramente, le giocate pazzesche, veramente sì. Spero che ritorni alla sua forma e comunque sono convinto che lui ci darà una grossa mano, ha delle ottime qualità Gianni. Di davanti è stato preso Liccardi, un nome importante, tanti gol nelle stagioni precedenti, però poi ti aspettavi comunque che non riusciva a rendere come vi aspettavate? Ti dico la verità, no, anche se lui comunque mi sembra che all'inizio nemmeno lui è riuscito a fare la preparazione per vari motivi, è andato a giocare a San Vito Positano, non si è trovato bene e poi è venuto da noi. Liccardi è un giocatore, è difficile metterlo in discussione perché nel suo passato ha fatto sempre gol, ha fatto sempre bene e quest'anno sta avendo questa difficoltà che, ripeto, a me mi dispiace tanto perché io lo conosco, ho giocato sempre da avversario, mi ha fatto sempre male, dico la verità, questo mi dispiace, anche delle volte nemmeno è stato servito, colpa mia, ostia, colpa mia, parla in primis, è stato messo in condizione giusta per fare gol, diciamo che un po' anche sta un po' di preparazione anche un po' giù. Resterà a Ischia? Io spero che rimanga, spero, io penso che la rosa attualmente dell'Ischia sta bene così, secondo me abbiamo anche una rosa ampia e spero che, ma per me va benissimo così, un po' di fiducia tra di noi, un po' di autostima e basta. Se dico che all'Ischia giungeranno Ferrari, Castagna e Rubino, secondo te... Forse Castagna no, però Ferrari e Rubino possono sì. arrivare. Vabbè. Rubino lo so, cioè, dico, se dovessero queste... arrivare farebbero bene alla squadra oppure secondo te voi state bene così e non c'è allora, bisogno di nessuno? Per me vanno bene così, poi se vengono giocatori importanti per dare una mano, vabbè, perché no? Però attualmente penso che all'Ischia per me va bene così, poi io non faccio né l'allenatore né il presidente. Quello che dice la società, quello che dice il mister, quello facciamo. Vabbè, però questo è un giocatore importante. Cioè, se vengono giocatori... Rubino e Ferrari, ma soprattutto Rubino in attacco, significa che l'Ischia non si vuole accontentare di quello che sta facendo. Secondo me, come dice lei, direttore, vedendo la situazione è così. Anche se devo dire la verità, il presidente all'inizio dell'anno insieme al mister dovevamo solo pensare partita dopo partita alla salvezza tranquilla. Adesso ci godiamo questa posizione. E noi come non affrontiamo domenica per comunque arrivare anche qualche sasso lì, se ci riusciamo perché no. Ciro, si parte per una salvezza tranquilla, però poi l'Ischia sta dimostrando anche con giocatori importanti, giocatori di altra categoria, a Barano qualcuno potrebbe anche servire, di fare un grande campionato. Ma l'Ischia, a parte il campionato eccezionale che sta facendo, perché... Lo ripeto, l'Ischia è stata fatta all'ultimo momento, non era facile ricostruire in un solo momento comunque una squadra che veniva da un campionato di prima categoria. L'Ischia sta facendo bene e poi sappiamo che Ischia, l'Ischia e il tifoso dell'Ischia, la società dell'Ischia hanno un peso, un'importanza, una storia per tutti. Ed è ancora oggi è brutto vedere l'Ischia in queste categorie. L'Ischia, quando uno dice l'Ischia, sta parlando di altre categorie. Chiederei già se possiamo vedere anche il cammino dell'Ischia, anche perché poi vediamo che la difesa dell'Ischia è composta da Del Deo, ex calciatore del Barano, tanti anni fa ha giocato comunque a Barano, però no. Tre anni fa. Però comunque Pasquale Accurso quest'anno ha cambiato maglia e l'Ischia ha la migliore. Però l'Ischia comunque ha la miglior difesa del campionato e forse il peso di Accurso anche manca alla difesa del Barano. Allora parliamo di Accurso, un giocatore che ha fatto altre categorie e che ha avuto negli anni, e parlo negli anni, sempre un rendimento standard. Parliamo di Del Deo, di De Simone, che io ho avuto la fortuna insieme al papà di Francesco quando era all'H-, che ho avuto il piacere e la fortuna di allenare insieme al papà di Francesco sia Del Deo che Luca, e comunque in questa categoria sono giocatori importanti.
Luca, l'ultimo campionato di promozione che ha fatto l'ha vinto con noi col Barano. Lo stesso Del Deo iniziò con noi al Barano, poi andò a Ischia, che all'epoca era Nuova Ischia, quando nacque la Nuova Ischia. Comunque parliamo di giocatori che le categorie le hanno fatte. Poi non dobbiamo dimenticare che in porta c'è un signor Mennello. Esatto, e poi se parliamo a completare del portiere, il pacchetto. E quindi tante volte in una squadra si creano quelle alchimie che solo i giocatori riescono a dare nello spogliatoio. Adesso chiedo alla regia se possiamo fare un ultimo stacco pubblicitario per poi tornare con la Moviola, le interviste e poi il Golden Goal. A tra poco. Il Natale? Passalo al mare, sarà il tuo Natale più bello. Scegli l'Hotel Solemar sull'Isola d'Ischia. L'Isola d'Ischia, durante le feste natalizie, si veste di luci e iniziative per regalarti un caldo abbraccio ricco di emozioni. E l'Hotel Solemar, aperto dal 22 dicembre al 7 gennaio, è pronto ad accoglierti in un ambiente bello ed elegante, tra il profumo del mare e delle tradizioni. Immergiti nel nostro centro benessere, tuffati in serate con musica dal vivo, lasciati conquistare dalla cucina del nostro ristorante. Le festività Natale? Passale al mare, all'Hotel Solemar, e sarà tutto più bello. Per una casa più sicura, rivolgiti a noi, rivolgiti a DecoArt. I nostri professionisti sono in grado di realizzare le strutture per consolidare il tuo fabbricato. Le nostre officine sono la grande fucina dove nascono i prodotti per ogni infrastruttura. Ogni intervento sarà calibrato in base alle tue esigenze. I maestri artigiani di DecoArt provvederanno al montaggio in tempi davvero rapidi. Per vivere in tranquillità, rivolgiti a DecoArt, un marchio Ecoferro per una casa sicura ed antisismica. DecoArt, artigiani per il tuo ambiente. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni, realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casa Nicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia. Una lunga storia senza fine. Che cos'è il teatro? Signore e signori, salve! A teatro c'è spazio per tutti. È come una casa, siamo una famiglia. Sono molto felice quando vengo qui a recitare su quel palco. Fossi un bambino e volessi vivere qualcosa di grandioso, comprerei un biglietto per il teatro. A teatro vivo un sogno! Pubblicità. Dal 1962, da un'idea di Pino Buono, la pubblicità sull'Isola d'Ischia. Grafica e stampa, spazi stradali, tabelle 6x3, maxi poster, frecce indicative, insegne, pubblicità televisiva. Grande qualità, grande convenienza. A Ischia Porto, in via Casciaro 2. Buono pubblicità. Tutto il buono per la tua azienda. In studio e adesso apriamo proprio con la Moviola, andiamoci a vedere qualche episodio accaduto nella partita tra Ischia e
San Giuseppe. Iniziamo proprio con il gol annullato all'Ischia, il gol del 2-0 di Invernini, servito da Accurso, calcia il portiere, lascia la palla lì e poi qui l'arbitro vede una posizione irregolare, il 4 e il numero 3 sono gli ultimi giocatori della difesa. Chiedo a Regia se possiamo fermare nel momento in cui c'è il passaggio Accurso. Ecco qua, questo è il momento. E qui non c'è. Sembra comunque molto in, cioè, no, sembra lì, sembra regolarissima. Sembra regolare perché il 3 è più avanti, secondo me. No, no, Francesco, cosa ne pensi? Secondo me è regolare, il 3 lo tiene in gioco. Posizione dall'altro sbagliata, perché il 3, visto che da qui non c'era neanche un calciatore dell'Ischia, doveva chiudere sull'attaccante. Sì, vai avanti, si vedono le immagini, vedi che sta venendo Francesco, se non sbaglio. Il nastro dell'azione, giusto per vedere anche. Però logicamente si copre sull'uomo. Però è giusto quello che ha detto comunque Giuseppe. Si copre sull'uomo più vicino alla palla. Bravo. Perché lui vede il 3, è vero che c'è l'altro, però lui se va in marcatura comunque fa la cosa più giusta, poi ci dovrebbe essere un'altra diagonale che è mancata, però se rimane in mezzo non serve né a marcare l'uno né a marcare l'altro. Ma questa è un'azione di contropiede con Accurso, che ha fatto Accurso la stava bene, ma discesa importante. Accurso è un giocatore importante, sta facendo veramente bene. Comunque qua non è fuori questo gioco. Questo è gol non dato all'Ischia, non combattuto. Va detto anche questo, che Accurso in promozione è un paio di livelli al di sopra degli avversari. Lui fa bene in eccellenza, ma in promozione diventa un fuoriclasse, secondo me. Sì, è vero, poi io lo conosco bene, so quando vale la squadra. Questo abbiamo un attimo un piccolo problema, torneremo tra poco con la Moviola, che ci sarà anche l'altro episodio del gol che poi è stato concesso. Ci poteva anche essere, mo lo vedremo tra poco, un'irregolarità sul portiere. Vabbè, andiamo avanti. Io direi già allora a questo punto se possiamo vedere, se possiamo mandare l'intervista di Bilardi per poi dopo tornare sulla Moviola. Con mister Ciro Bilardi dell'Ischia, mister 2-0 al San Giuseppe, abbiamo visto soprattutto una bella Ischia, ha creato tante palle gol, specie nella prima parte di gara. Contento sicuramente del risultato, della prestazione? Ma della prestazione devo dire la verità a metà, perché abbiamo fatto un buon primo tempo, secondo tempo ci siamo lasciati andare un po' troppo a preziosismi, a non gioco di squadra, e questo mi ha dato un po' fastidio, devo dire la verità. Martedì sicuramente avranno una romanzina. Ecco, dopo il primo tempo, come ha detto lei, nel secondo tempo tante leziosità, però c'è da dire che l'Ischia si è limitata a mantenere il possesso palla, sostanzialmente ha fatto bene. Sì, sicuramente, però potevamo avere possesso di palla e poi magari trovare anche non la giocata personale, ma con gioco di squadra andare comunque a concludere qualche altra volta, diciamo. Ecco, mister, c'è da dire, tandem d'attacco molto giovane nel primo tempo, ha lavorato davvero bene, Invernini e De Luise fanno una bella coppia. Sì, sicuramente sono due giovani di sicuro avvenire, almeno per quanto riguarda nell'Ischia Calcio. Adesso stanno facendo bene, poi sta a loro dimostrare ancora il proprio valore, mantenendosi sempre coi piedi per terra e pensare a fare sempre meglio. Se un'ultima domanda, si apre il mercato, potrebbe andare via Riccardi, arriverà uno tra Arcobelli e Rubino? Ma stiamo valutando e stiamo avendo dei contatti, vediamo se riusciamo, perché poi dobbiamo far sempre presente che sono legati ad altre squadre, sperando sempre che poi queste gli diano l'ok per potersi trasferire.
Siamo in studio, abbiamo sentito l'intervista di Bilardi. Se possiamo... Prego. Il calciomercato che stanno facendo, vogliono la punta, stanno cercando di rinforzare il reparto con Rubino, con Arcobelli. Quindi mo il dubbio è se resterà anche Liccardi o se andrà via. Secondo le indicazioni di qualche settimana fa, sembra che dovrebbe andare via. Sembra che dovrebbe andare via Liccardi, arrivare Rubino, poi arrivare anche Pietro Ferrari per rinforzare il centrocampo. Però non avendo un altro centravanti di ruolo, Liccardi, chiedo a qualcuno, potrebbe restare? Ma io non so a livello di mercato cosa stia succedendo, però io penso che Liccardi... può restare tranquillamente con noi, sicuramente. Ma non so cosa, se, non lo so, non le voci, girano tante voci, purtroppo siamo su un'isola. Ma no, è vero, so. Però quello che voglio dire io, in effetti Lischi al momento ha solamente Liccardi come centravanti. Pure De Luise, Massimo anche. De Luise, però come under, però nel momento in cui uno vuole puntare a qualcosa di importante, potrebbe anche cercare di prendere un altro attaccante, sì, e valutare poi anche la posizione di Liccardi, perché Liccardi... è vero che potrebbe essere di troppo, però avendo un contratto, un accordo, potrebbe pure dire no, io voglio restare sull'isola. E tu non è che se un giocatore vuole restare, dici no, ora te ne vai. Quindi bisogna anche trovare, diciamo, l'accordo col giocatore che dovrebbe andare via. Senza accordo resta anche Liccardi. Ripeto, non so la società, il mister, però qualsiasi cosa loro che fanno, rispettiamo con tranquillità. Prego, Ciro. Prego, Ciro. Sono opinioni, nulla sì, di... Sì, sì, sì. Vabbè, ovviamente se Lischia punta a qualcosa di più importante, ecco, con Liccardi può metterci vicino sicuramente un altro attaccante con caratteristiche diverse, quindi avere anche una scelta più ampia, sapendo sempre che c'è il giovane De Luise che è under e che quindi dovrà crescere vicino a più attaccanti per apprendere il meglio. Quando riguarda il contratto di Liccardi, a Ischia il 17 fanno gli svincoli, se il ragazzo c'ha un mercato comunque può trovare squadra benissimo a terraferma, non è che c'è tutto questo obbligo di dover restare. Sì, vabbè, logicamente tra società e giocatore ci dovrebbe essere anche un comportamento di fra galantuomini, diciamo. Assolutamente sì. Poi se vogliono ampliare anche loro la rosa, anche quello, non lo so. Tra l'altro possiamo dire anche che anche in Bernini sì, può fare il centravanti, l'abbiamo visto a Procida insieme a Gigio Trani, gli girava dietro e... tranquillamente, sì, ma il mister l'ha provato più volte anche come punta centrale, anche in Bernini. Adesso torniamo sulla Moviola, se abbiamo risolto questo piccolo problema. Sì, ok, grazie alla regia. E andiamo sul secondo gol dato adesso all'Ischia con un lancio lungo, scontro fra l'attaccante e il portiere, poi Invernini mette palla in porta. Mettiamo... un attimo se parte... abbiamo un piccolo problema al computer, in effetti. No, non riusciamo. Allora, a questo punto andiamoci a sentire l'allenatore del San Giuseppe, Giovanni Cutolo. Eccoci con mister Giovanni Cutolo del San Giuseppe. Mister, una partita dove il San Giuseppe non era partito affatto male, i primi 10 minuti dove avete sfiorato anche l'1-0, poi quel gol vi ha un po' spezzato le gambe, tra virgolette, a complicare la situazione, il raddoppio e due espulsi che ovviamente hanno compromesso la partita. Prima della partita, di parlare della partita, volevo fare i complimenti alla società dell'Ischia per l'ospitalità, veramente eccezionali. Durante i primi 10 minuti, secondo me, la squadra ha fatto molto bene, nonostante tante assenze che abbiamo dall'inizio del campionato, una squadra giovane. E poi è uscito fuori il tasso tecnico e l'esperienza dell'Ischia e penso che un 2-0 sia meritato da parte dell'Ischia. E faccio i complimenti ai miei ragazzi per come hanno lottato e hanno tenuto il campo. Complimenti all'Ischia per le vittorie. Notare la vostra formazione, una formazione molto molto giovane, secondo lei può aver inciso anche il terreno di gioco? Ovviamente il Mazzella è un campo oltre che grande in erba naturale, può aver inciso questo soprattutto sulla condizione fisica? Sicuramente sì, però dall'inizio del ritiro che abbiamo subito 5 distorsioni al ginocchio, quindi non sono problemi muscolari, ma purtroppo quando succedono queste cose
fa parte di infortuni che possono capitare durante una stagione. Ora stiamo cercando qualcosa nel mercato di riparazione, abbiamo preso già due difensori centrali che saranno a disposizione dalla prossima settimana, rientreranno due infortunati settimana prossima e diciamo che il nostro vero campionato inizia dalla settimana prossima, perché abbiamo quattro scontri diretti tra Rione Terra, Neapolis, Piemonte e Rotolo Scampia. Diciamo che il nostro campionato inizia da domenica. Torniamo in studio, abbiamo sentito mister Cutolo. Luca, tra l'altro, come ci hai detto prima, tu hai giocato anche con lui, se non... Lischia di Goviani, era un ottimo difensore, forte, forte, una bravissima persona. E lui mi ha detto che comunque aveva dei problemi di formazione, di squadra, infatti stavano aspettando per il mercato, perché se non sbaglio hanno fatto 3 o 4 acquisti per migliorare la rosa. Si parla di un mercato importante del San Giuseppe. Sì. Diamo uno sguardo un attimo alla classifica. Eccola qui. Luca, lì davanti, Poggio Marino, Vico Equense, Procida, Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio Abate è la squadra da battere questa. Sì, sì. Secondo alcuni amici, sì, ci sono una squadra per fare bene. C'è Alfonso Tramani che ha giocato con me a Ischia, c'è Martone avanti, io non so se non sbaglio, si è anche infortunato Ciccio Vitale, è una squadra comunque allestita per vincere il campionato. Sì, e sicuramente farà bene, perché dai risultati che vediamo. Squadra da battere sabato, in effetti. Noi giochiamo squadra sabato. Da battere sabato. Sabato la dovete battere. No, adesso, quella settimana, perché adesso andiamo con la Pudolana, che dobbiamo fare il risultato, dobbiamo vincere. Assolutamente. Tra l'altro, secondo me abate. Girano voci, probabilmente sono vere, sta cercando di prendere pure Arcobelli, quindi visto l'infortunio davanti di Martone, sì, sì, infatti. È una squadra che comunque sta cercando di rinforzarsi, come sta cercando di rinforzarsi la Torrese, anche se il Vico Equense domenica scorsa comunque gli ha fatto bene 4 gol in casa. Vico Equense è un'ottima squadra, io penso che la classifica sia giusta, ne sono convinto che è così. Il Vico Equense è un'ottima squadra, il Procida è ottima, il Poggio Marino pure in casa abbiamo avuto difficoltà, ha vinto contro di noi, gol di Arcobelli, un'ottima, sono le 3-4 lì squadre che sono convinto che sono squadre da battere, difficilmente comunque faremo risultato. Allora, possiamo dire che Sant'Antonio Abate passa per la porta principale, però dopo ci sono anche i playoff che potrebbero essere una buona opportunità anche per voi. Ma noi comunque io penso sicuramente, come allestita la squadra Sant'Antonio Abate sicuramente vincerà, poi il resto facciamo i playoff. Comunque ripeto, noi pensiamo domenica per domenica, può darsi che viene anche il Sant'Antonio Abate e vinciamo 2-0. E lì sotto invece, quali sono le squadre che faticano? Io penso che Rione Terra uscirà fuori dalla zona retrocessione. E pure il quarto grado, pure secondo me, è anche una buona squadra. Uscirà anche la Pudolana, è da vedere, perché ancora non ci abbiamo giocato. Voglio vedere la Pudolana com'è. Poi il Piemonte, San Pietro, sì, Dovanella sono quelle là che... Secondo poca roba. Te chi è che vi può dare fastidio? Torrese, Neapolis, Ponticelli, quarto grado. Quali di queste quattro squadre anche può grado provare a levarvi da lì, da quella zona playoff? Ma sono tutte squadre che comunque, secondo me la Torrese, Ponticello e quarto grado, sì, possono dare fastidio alla nostra posizione lì. E adesso diamo uno sguardo proprio al prossimo turno. Eccolo qui, là davanti ci sta Sant'Antonio Abate, Real Poggio Marino, prima contro seconda, il Procida ha una grande opportunità in casa contro il Neapolis, poi Don Guanella Piemonte, Pudolana Ischia, quarto grado Torrese, San Giuseppe Rione Terra, San Pietro Ponticelli, Vico Equense Mawed Sport, tralasciando il Vico Equense che gioca comunque contro un avversario abbastanza abbordabile. Lì il Poggio Marino può perdere punti anche la Torrese, sì, un'occasione, sì, davvero importante per voi. Sì, è un'occasione importante, però ripeto, andiamo a giocare fuori casa, la Pudolana è una squadra di giovani, così mi hanno riferito, e sono 2 o 3 elementi buoni che fanno la differenza. E comunque, ripeto, dobbiamo stare attenti e giocarci fino alla fine. Adesso chiudiamo il campionato di promozione e andiamoci a vedere i 10 gol più belli votati da voi sul nostro gruppo Facebook.
praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. You take me to the top, I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Instead of fear of being typical, looking at my body feeling miserable. Always hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm out of dumb. Everybody needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, pull me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Hypothetical, working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet a masterpiece. And yet I'm half diseased. Torniamo in studio. Allora, Francesco, tre tuoi compagni, primo, secondo e terzo. Varrella, probabilmente anche per i tanti amici su Facebook, però bellissimo gol di Michele Longo, ma forse quello di Trofa è il più bello di tutti. Sì, quello di Davide, devo dire, mi sembra un gol, cioè... Possiamo dire che Davide ha fatto un gol di spigna? Ringrazio, direttore, no, veramente, è più bello quello di Davide, perché ha avuto un controllo di destra e poi un tiro di sinistra, bellissimo. Ma pure il gol di Cibelli è molto bello, secondo, no? Pallonetto, se non sbaglio. Sì, vabbè, un tocco proprio alla Maradona, lento a prendere in giro quasi il portiere. Bellissimo, per il gol di Davide è molto bello. Ecco, mo lo stiamo rivedendo, sì, poi, quasi alla fine. Gol importantissimo, gli ultimi minuti contro la Puteolana. La giocata, la giocata della domenica, diciamo. Utile della domenica. Dell'anno. Tiro dell'anno. Dell'anno, che non è nemmeno più di suo. Complimenti a Davide. Ciro... Concordo con Luca, i due gol più belli secondo me sono quelli di Davide Trofa e di Cibelli del Proi. Quello di Nicola Conte, bel calcio. Anche bello, però diciamo come quello di Cibelli c'ha la particolarità della delicatezza nel tocco e della sensibilità, proprio lui sapeva dove stava la porta. Possiamo dire quello di Conte, dire la complicità del portiere. Pochino. E mo questa settimana entrerà Cirelli, un gol che può arrivare lontano. Vediamo, l'importante è che ci fa arrivare lontano con altri gol e con altri punti. Ok, penso che abbiamo visto dei bellissimi gol, ogni tanto rivedere le belle giocate fa bene al calcio e fa bene a noi che siamo qui. Penso che il gol più bello è proprio quello di Davide Trofa per spettacolarità, per intuizione e furbizia quello di Cibelli. E noi chiudiamo qui la nostra trasmissione, ringrazio Francesco Savadiello per essere stato qui con noi, ringrazio il grandissimo Luca Di Spigna, centrocampista dell'Ischia, ringrazio mister Ciro Mannella. Grazie a voi. Grazie. Io spero di rivedere un Di Spigna con un sorriso e con qualche bella giocata, pronto a confermare ancora le sue qualità, perché ne ha ancora tante, ancora tanta birra da spendere. Grazie, direttore. E noi vi auguriamo buona serata.